Siamo lodati Gesù e Maria. Grandissima gioia, fratelli e sorelle carissimi, celebriamo la grande festa mariana dell'Immacolata Concezione che cade in questo tempo benedetto di avvento e che, come abbiamo ascoltato dal Vangelo, è già una preparazione prossima e molto importante al mistero del Natale. L'episodio del Vangelo, attenzione, non parla dell'Immacolata Concezione, perché è il concepimento di Gesù, non il concepimento della Madonna. L'Immacolata Concezione è quella verità di fede per la quale noi crediamo, come rivelato da Dio, che la Madonna nel grembo di Sant'Anna, dove è nata umanamente, è stata concepita senza contrarre la macchia d'origine, un privilegio unico per tutte le creature, per la sua vocazione già decisa, come ci ha ricordato San Paolo, ab eterno da Dio, di essere la madre del Figlio di Dio, in cui non poteva evidentemente albergare ombra alcuna di peccato. Questo dogma, come penso che tutti sappiate, è stato definito come verità di fede non impugnabile dal Beato Pio IX l'8 dicembre del 1854, per cui non si è nella fede divina e cattolica se non si crede senza dubitare che la Madonna è la tutta pura, come canteremo nell'antifono dopo la comunione, tota pulcra, macula originalis non est inter, tu sei tutta bella, ente non c'è la macchia originale. Perché la Chiesa mette questo Vangelo in questa festa? Perché questo Vangelo non descrive il fatto dell'Immacolata Concezione, attenzione, ma uno, il momento in cui la Madonna l'ha saputo. Voi pensate che la Madonna lo sapeva fin da quando era piccola, che lei era la pura, la senza macchia, o che sarebbe diventata la madre di Dio? La maggioranza della tradizione della Chiesa e degli autori dice no, la Madonna non lo sapeva, che era stato occultato. E quando è che l'ha saputo? Adesso lo vedremo. Quando l'angelo l'ha salutata in quel modo. Quindi in questo Vangelo vediamo, primo, che la Madonna se ne accorge, secondo, quello che questo significava per la Madonna, e terzo, la conseguenza principale, cioè siccome è l'Immacolata e si è custodita come tale, è stata scelta per essere madre di Dio, gli viene chiesto il consenso e lo offre. Brevemente ripercorriamo i passaggi del Vangelo. Abbiamo sentito che l'angelo saluta la Madonna dicendo: rallegrati o piena di grazia, il Signore è con te. Il testo dice che subito dopo questo saluto la Madonna rimane turbata. Anzi, ad essere più precisi, però si va proprio a tradurre letteralmente, rimase molto turbata. Ora vi faccio una domanda: voi sapete che i maestri di spirito dicono questa cosa? Chi è che sente il turbamento nel cuore, che si sente il turbamento, l'agitazione? Chi è in grazia di Dio, chi non è in grazia di Dio, secondo voi? Io lo dico io. Quando uno non è in grazia di Dio, si sente turbato come minimo. Più ancora si sente agitato, più ancora si sente disperato, più ancora si sente angosciato. Quindi il turbamento non è segno di stare in grazia di Dio. E come mai che la Madonna si dice che è rimasta turbata? Ecco, non in questo senso. Sapete in che senso? In questo senso qui. Come abbiamo visto nell'incontro sul Vangelo di Luca che abbiamo fatto lo scorso mercoledì, a cui qualcuno, o pochini, però qualcuno dei presenti c'era, se uno traducesse letteralmente piena di grazia dal greco, bisognerebbe tradurre in questo modo, guardate, ci vorrebbero due righe. Guarda Maria, tu sei stata piena di grazia fin da quando sei stata concepita. La grazia è sempre più aumentata in te, sta ancora aumentando, è aumentata fino ad oggi, aumenterà ancora. Siccome la Madonna era molto intelligente, appena l'angelo si è andato in quel modo, subito ha capito, io sono immacolata. E siccome era molto umile, capite, gli umili, quando uno gli fa un complimento, anche se è un complimento mondano, sapete cosa fanno gli umili quando si fa un complimento mondano? Mica dicono ammazza, oh. No, l'umile diventa tutto rosso, dice, ma no. E poi tra l'altro la Madonna subito ha capito che andava a parlare, ha detto, io sono immacolato, ma vuoi vedere che questo mi dice, non ha detto questo, dice che primo l'angelo mi dice che io devo diventare la madre di Dio. È stato questo istante, capite, in cui uno è lo stupore, dice, io sono l'Immacolata e poi questo mi dice che devo diventare la madre di Dio. Lei non pensava di essere,
Ecco perché il testo ci dice che quindi non è il turbamento di chi vive lontano da Dio, ma è l'umiltà di chi ci vive molto vicino. Capite? Proprio questa reazione della Madonna è proprio dal suo biglietto da visita, della sua carta d'identità. Lei era la più grande di tutti, eppure era umilissima. L'angelo continua, dice: guarda, tu devi diventare la madre di Dio. E la Madonna, qui grazie a Dio, lo dicevo sempre nel mio discorso, perché abbiamo proprio visto le tre annunciazioni del Vangelo di Luca, la nuova traduzione della CEI ha reso giustizia, perché la vecchia traduzione sembrava, capite, come se la Madonna dice: ma che dici? Capite? Sembrava mettere in dubbio l'annuncio dell'angelo. La nuova traduzione, abbiamo sentito cosa dice. Come avverrà questo? Nel verbo greco, anzi, proprio ad essere proprio precisi, è come sarà questo? C'è un futuro del verbo essere, quindi io ci credo che sarà così. Ma tu mi dici, devo diventare madre di Dio. Voi sapete che lei era già fidanzata, non ancora sposata, con San Giuseppe. Ma chi c'era il 21 novembre in chiesa se lo dovrebbe ricordare, la tradizione della chiesa, e celebra anche una memoria mariana del 21 novembre, dice e afferma che la Madonna fu la prima creatura al mondo a fare a Dio il punto di verginità, quando era ancora bambina. Allora voi capite, l'angelo gli dice: guarda che tu devi diventare madre di Dio. Lei era fidanzata con San Giuseppe, certamente c'era già il problema di fare due chiacchiere con San Giuseppe per spiegargli questa cosa, insomma, perché sarebbe stato molto semplice, no? Allora voi capite, altro punto in cui riflette, dice: questa è la volontà di Dio, io la faccio, ma che significa? Devo vivere da moglie di San Giuseppe, cercate di capire che significa, o ci sarà qualche altro sistema? E l'angelo, riprendendo, gli toglie il dubbio: lo Spirito Santo scenderà su di te, non devi vivere da moglie con San Giuseppe, ma tu sarai da sempre vergine e diverrai madre per un miracolo dell'Altissimo. Quindi anche questa risposta ancora manifesta la grandezza della Madonna, non solo la sua purezza, ma anche una cosa molto importante: tutti noi dobbiamo prendere esempio. Se Dio ti chiede una cosa, tu potresti avere avuto in mente anche il più grosso progetto di questo mondo, la cosa più bella da fare, ma Dio lo vuole o non lo vuole? Tu devi essere pronto a sacrificarlo. Perché se Dio ti avesse detto per assurdo: guarda, questa cosa, per fare questa cosa tu devi essere la moglie di San Giuseppe, secondo voi la Madonna l'avrebbe fatto? Non l'avrebbe fatto senza nessun dubbio. Perché per quanto possa essere grande e bella la cosa che io ho promesso al Signore e gli ho offerto, se lui mi dice un'altra cosa, io rinuncio anche alla cosa più bella e faccio quello che Dio vuole. Capite che cosa? Questo è, che significa essere immacolati? Immacolati significa, e poi la Madonna lo dimostra nell'ultima risposta, che io nella mia vita ho scelto di fare sempre e solo quello che conosco essere volontà di Dio. E appena lo conosco, c'è manco bisogno che non serva, lo faccio subito. E sono pronto per questo a rinunciare non solo al peccato, alle cose negative, ma anche a progetti positivi. Guarda, questa è una cosa più difficile che si possa fare, L'angelo continua: beh, te lo spiego io, lo Spirito Santo scende su di te, non ti preoccupare, che Dio i miracoli li ha sempre fatti, dice. Ne ha già fatto uno in tua cugina, Santa Elisabetta, che è sterile ed è già incinta al sesto mese. Sapete tutti che Santa Elisabetta è la madre di San Giovanni Battista. Che cosa vogliamo fare? E qui la Madonna dà una risposta che noi non ci rendiamo conto, ma i nostri angeli custodi, quando sentono la risposta della Madonna, si mettono tutti in ginocchio e la guardano così, perché sembra una rispostina, ma ecco anche qui la nuova traduzione CEI rende giustizia, perché prima la traduzione era eccomi. La Madonna non direbbe mai eccomi. Dice perché? Perché dentro eccomi c'è sta l'io. La Madonna io non esiste. Ecco. Il Nuovo Testamento ancora traduce la serva, ma in greco non c'è scritto la serva, c'è scritto dove? Ecco la schiava, in latino è l'ancella del Signore. Capite che significa? Cioè, morso, se qualcuno di noi ci dice tu sei uno schiavo oggi, vai subito in galera, no? Della persona, la schiavitù, capite, no? Ma la Madonna si fa volontariamente schiava del Signore, cioè basta, questa è la volontà, io lo faccio immediatamente, non si mette neanche a pensare, dice, voi capite, tanto ma come la madre di ma no, ma guarda, scelga un altro, no, perché io sono una buona donna, non mi sento adatta. Secondo voi sarebbe stata una buona, sembra una buona risposta questa, ma non sarebbe stata una buona risposta, perché se Dio ti ha scelto,
va scelto, non spetta a te decidere, spetta a te accogliere quello che ti vuole e metterlo in pratica. Capite? Non sarebbe stata una buona risposta. E né la Madonna si è preoccupata delle conseguenze, noi ci dobbiamo pensare. E mo che gli racconto a San Giuseppe? Guardate che dobbiamo pensarci. Che gli racconto a San Giuseppe? Voi sapete che San Giuseppe doveva andare in sogno un angelo a dirgli guarda che non c'è nessun problema. San Giuseppe sapeva che fa perché lui era un giusto, sapeva che quella era una santa donna, ma quando è andata a riprenderlo da Santa Elisabetta, la vista che ci aveva, che stava stata interessante, dice non ho fatto niente, che è successo? Cioè, guardate che sono cose molto concrete, capito? Che la Madonna non ha parlato, è evidente dal fatto che è intervenuto l'angelo in sogno per dirlo a San Giuseppe, capito? La Madonna non si è preoccupata, voi capite che non soltanto c'era l'amore verso questo sant'uomo, ma anche c'era, voi sapete che per la legge di Israele, l'adultera, sapete la fine che faceva? Se vi ricordate il Vangelo di Giovanni, quando tutti quanti avevano le pietre in mano e la volevano lapidare, l'adultera, cosa gli dicono a Gesù? Guarda che la legge di Mosè c'è scritto che le adultere vanno lapidate. E poi Gesù disse che di voi è senza peccato scagli la prima pietra. Ma la Madonna lo sapeva che se l'avessero accusata come adultera, pensate la Madonna lapidata. Quindi questa risposta non c'è soltanto io faccio tutto quello che Dio vuole, ma c'è anche l'abbandono assoluto. Io affido a te la difesa del mio onore davanti a San Giuseppe e la difesa della mia vita davanti alla tua stessa legge. Capite che cosa c'è? Cioè, quindi qui si capisce qualcosa di chi è Maria Santissima, ma potremmo stare a parlare fino a mezzanotte, capite? Quindi ecco l'Immacolata. Quindi chi è l'Immacolata? Capite perché è stata scelta per dire essere madre di Dio? Sant'Agostino dice essere madre di Dio è un privilegio biologico, d'accordo? È una scelta, ma la Madonna si è messa in condizione di essere madre di Dio, era una degna madre di Dio, perché ha preparato un'abitazione perfettissima all'Altissimo. Un'anima mariana, concludo, che vuole imitare la Madonna, voi sapete, dicevo anche nei giorni scorsi, molte volte parlate, oggi la gente non si chiede più nemmeno se una cosa è peccato o non è peccato, cioè questo sarebbe qualcosa, ma oggi il senso del peccato molte volte si è andato a farsi benedire. Ma un'anima che ama il Signore non si chiede soltanto è peccato o non è peccato, ma si chiede un'altra domanda, cosa è meglio fare agli occhi di Dio, pur nell'ambito del bene, questo o quest'altra cosa? E poi se ne fa un'altra ancora, ma qual è proprio la cosa migliore da fare? Capite? Un'anima che assomiglia un po' alla Madonna si mette in queste disposizioni, non soltanto peccato o non peccato, ma qual è meglio e qual è la cosa migliore di tutte, in tutte le scelte che fa. Ecco, sotto questo punto di vista la Madonna si erge come faro e come esempio e come aiuto anche a tutti noi per vivere santamente non solo questa festa, ma il tempo dell'Avvento e la festa di Natale. Siamo lodati Gesù e Maria.